a scuola, accoltellato 15enne il ragazzo operato d'urgenza al Monaldi, non è in pericolo di vita. I parenti accusano, perseguitato da un bullo. Preso l'aggressore, ha 14 anni, la lite per una ragazza contesa. Apple, si parte, la gioia di Renzi. Se riparte il Sud, riparte l'Italia, scrive il Premier su Twitter nel giorno in cui si inaugura l'Academy di San Giovanni a Teduccio. Lunedì prossimo via i corsi per i primi 100 studenti selezionati. Morto un giaguaro, il clan perde il boss. Gennaro Pagnozzi era appena uscito dal tribunale di Napoli quando ha avvertito un malore ed è morto. Aveva 77 anni, su di lui pendevano 40 processi e le accuse di usura ed estorsione. La sfida dello sviluppo, il convegno di Ottomedia. A Benevento il confronto sul futuro delle aree appenniniche nel contesto mediterraneo. Terza tappa dopo Salerno e Avellino del progetto Ottomedia per rilanciare lo sviluppo del Mezzogiorno. Sbarco di Salerno, fermati due scafisti. Dopo i fermi e gli interrogatori, due le persone arrestate, coinvolte nell'organizzazione dell'ennesimo viaggio della morte. Da chiarire le cause del decesso della ventenne ritrovata a cadavere sulla Siem Pilot. Voti preziosi, salta l'accordo. Niente patto dei 100 giorni ad Avellino. Il sindaco fa dietro fronte e ci ripensa sull'azzeramento della giunta. Preziosi, Foti un caso da sottoporre a Freud, ma il mio progetto va avanti. Buonasera dal TG di 8 Channel, in apertura c'è la cronaca. Ha 14 anni l'aggressore che ha ferito a coltellate un compagno di scuola a Napoli, nel centro storico. Il giovane è stato trasferito ai Colli Aminei. Alla base dell'aggressione una ragazzina contesa. Vediamo il servizio. E salvo per miracolo, questione di centimetri, e sarebbe potuto morire a soli 15 anni per una lite con un altro ragazzino. Se quei colpi di coltello fossero stati assestati 2 centimetri più in basso, non ci sarebbe stato più nulla da fare. Sangue e paura all'esterno della scuola media Confalonieri, in via San Biagio dei Librai, nel cuore del centro antico di Napoli. Poco dopo le 14, all'uscita da scuola, il ragazzino ML, le sue iniziali, è stato accoltellato da un compagno di scuola, un 14enne. Al termine delle lezioni, la lite, parole grosse, e poi quel coltello estratto dal ragazzino dalla tasca dei jeans e con cui ha colpito per 3 volte all'altezza dell'emitorace sinistro. I fendenti hanno perforato la cassa toracica sfiorando di fatto l'epicardio. La vittima è stata soccorsa e trasportata a Loreto Mare da un commerciante dei decumani che ha visto quanto stava accadendo. Lì è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. L'operazione fortunatamente è andata a buon fine e i medici lo hanno dichiarato fuori pericolo di vita. Subito dopo il trasferimento d'urgenza all'ospedale Modaldi, dove sono arrivati tanti amici della vittima. Secondo quanto riferito dai familiari, l'aggressore è conosciuto come un bullo e aveva già minacciato in passato il 15enne e anche altri compagni di classe. Si tratta di un adolescente residente nel rione Forcella, non lontano dalla scuola. L'aggressore è stato rintracciato e portato in questura. Dovrà spiegare perché ha aggredito il compagno di scuola. Una discussione forse per una ragazzina contesa avrebbe scatenato la furia di GA. Queste le iniziali dell'aggressore. Sull'episodio intanto indaga la Polizia di Stato per ricostruire con esattezza quanto accaduto. A Napoli è il giorno di Apple, oggi ha inaugurato l'Academy per i 100 giovani selezionati a San Giovanni a Teduccio. Presente anche il ministro dell'istruzione Stefania Giannini e la vicepresidente di Apple Lisa Jackson. Vediamo. Si apre con le note dell'Isola che non c'è di Bennato la grande avventura di Apple a Napoli. Questa mattina l'apertura dei corsi per i 100 selezionati che già ieri hanno ricevuto il kit predisposto per loro da Apple, un iPhone e un MacBook Air. Ad aprire i lavori è il rettore della Federico II Gaetano Manfredi, che parla di giorno speciale. Questi giovani hanno l'opportunità di fare start-up, di lavorare in proprio, avranno un sacco di opportunità. Io penso che se noi formiamo bene i nostri ragazzi, facciamo capire alle grandi aziende che il nostro capitale umano è veramente competitivo, costruiremo veramente tanto per Napoli. Dopo l'intervento del rettore è intervenuta la vicepresidente della Apple, Lisa Jackson, che nel suo intervento ha chiesto il sostegno dei giovani presenti, suscitando un forte applauso. Sul palco poi è salito De Magistris, che ha espresso la gioia per aver puntato su San Giovanni a Teduccio. Napoli che si rilancia in tutti i suoi quartieri, Napoli che è appetibile dal punto di vista degli investimenti, se oggi si investe è perché evidentemente Napoli è credibile, forte, capace e organizzativamente in grado di ospitare qualsiasi evento, e c'è una cooperazione istituzionale apprezzabile all'interno della nostra città.
Ed infine il momento del ministro dell'istruzione Stefania Giannini. È un impegno di continuità per questo progetto, ma quello che voglio ricordare, l'ho detto anche prima, è l'impegno del governo su quest'area del paese, su tutto il sud, del piano nazionale della ricerca. Non dimenticate che c'è un asset mezzogiorno sul capitale umano prevalentemente di 450 milioni, sono bandi che in parte sono già stati lanciati a luglio e che adesso entro dicembre si completeranno. Era appena uscito dall'aula dell'udienza del Tribunale della Corte d'Appello di Napoli, dove era imputato per usura. Gennaro Pagnozzi, 77 anni, il boss più longevo della Campania, è morto non appena varcato l'uscita del Palazzo di Giustizia. Con lui c'erano il figlio Paolo e il cognato Gerardo Marino. Il boss, detto Giaguaro, è stato colto da un infarto. La carriera criminale del boss della Valle Caudina comincia come contrabbandiere e da 50 anni era sotto processo. Clan Pagnozzi ora perde il suo boss. Sono stati fermati e denunciati con l'accusa di aver organizzato e effettuato trasporti dei migranti con barconi di fortuna. La procura di Salerno, guidata da Corrado Lembo, ha emesso due fermi di indiziato nei confronti di due pakistani sbarcati insieme agli oltre 980 migranti ieri al porto di Salerno. I due avrebbero intascato somme di denaro per trasportare i malcapitati da un lato all'altro del Mediterraneo. Le indagini della Capitaneria di Porto e Squadra Mobile continuano e potrebbero esserci ulteriori sviluppi anche nelle prossime ore. Correggeva gli importi dei suoi onorari sui decreti ingiuntivi, facendoli lievitare da 50 ai 550 euro. Un avvocato napoletano è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa. Vediamo. Bastava aggiungere un numero all'importo riportato sul decreto ingiuntivo ed era fatta. Così un avvocato napoletano truffava i suoi clienti. La somma di 50 euro per diritti onorari veniva corretta e la faceva lievitare a 550. A condurre le indagini gli uomini del nucleo di polizia tributaria di Napoli, che hanno arrestato un professionista del foro di Napoli. L'attività investigativa è partita da una denuncia sporta nei confronti dell'avvocato che da qualche tempo era sospettato di manomettere gli importi da liquidare in suo favore a titolo di spese, diritti ed onorari nei provvedimenti di riscossione emessi dal giudice di pace di Napoli nell'ambito di controversie assicurative o di cui era parte un'azienda sanitaria locale. I militari della Guardia di Finanza, quindi, d'intesa con l'autorità giudiziaria e con la collaborazione dell'ufficio del giudice di pace, hanno proceduto all'installazione di un sistema di videosorveglianza occulta nei locali dove erano depositati i titoli di pagamento a disposizione dei legali interessati. Nel corso delle attività di monitoraggio degli uffici giudiziari, lo scorso 4 ottobre il nucleo di polizia tributaria ha beccato l'avvocato, il quale, approfittando dell'assenza di altre persone, ha prelevato i due decreti ingiuntivi e, con fare circospetto, con un tratto di penna ha alterato fraudolentemente l'importo di uno di essi. A questo punto gli investigatori della finanza sono immediatamente intervenuti, accertando attraverso il confronto tra la copia conforme all'originale del decreto preventivamente acquisita con quella oggetto di modifica che l'importo originario di 50 euro era stato corretto in 550. Il professionista è stato quindi tratto in arresto e condotto presso la propria abitazione in attesa delle determinazioni dell'autorità giudiziaria. Rogo alla Eco Transider di Gricignana, due passi dalla stazione ferroviaria, nube nere e paura tra i cittadini. Intanto protesta il comitato No Puzza, che teme per la salute dei residenti. Simonetta Iepariello. A fuoco i rifiuti depositati nei capannoni dell'Eco Transider, la fabbrica della puzza di Gricignano, che dal 19 settembre è bloccata da un presidio permanente di cittadini. L'incendio si è sviluppato nell'area dove sono ancora stoccati centinaia di tonnellate di rifiuti umidi in attesa di essere smaltiti. A dare l'allarme ai vigili del fuoco sono stati gli stessi cittadini del presidio, che hanno visto del fumo nero alzarsi dai capannoni che si trovano non lontani dalla stazione ferroviaria di Gricignano Teverola. Sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco del distaccamento di Aversa, che ben presto hanno dovuto chiedere rinforzi a Marcianise. La rabbia dei cittadini non si è fatta attendere. A farne le spese l'amministratore giudiziario della Eco Transider, che quando ha provato a passare con l'auto tra la folla inferocita si è trovato con il vetro posteriore che è andato in frantumi. Divelte anche le telecamere poste all'esterno della fabbrica, mentre la folla aumentava di minuto in minuto, un crescendo. Intanto sono arrivati anche i vigili del fuoco del distaccamento di Napoli,
che si sono unite ai colleghi di Aversa e Marcianise. Le autobotti dei pompieri sono state costrette a fare la spola avanti e indietro perché all'interno della Eco Transider non funzionano le bocchette antincendio. Sulla natura del rogo non ci sono ancora certezze, ma le fiamme sono divampate da almeno 4 punti diversi. Difficile parlare di autocombustione perché dovrebbero essere solo rifiuti umidi ad essere presenti. Sul posto anche i funzionari dell'ARPAC per fare i rilievi sui rifiuti incendiati, ma soprattutto per accertarne la natura. Ancora la cronaca, beni per oltre 13 milioni di euro sono stati confiscati dalla DIA di Napoli in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. I beni sono riconducibili all'ex responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Casal di Principe, l'ingegnere Nicola Di Caterino, coinvolto nelle vicende legate alla realizzazione del centro commerciale Il Principe e alle elezioni amministrative del 2007 a Casal di Principe. Nell'ambito delle relative inchieste giudiziarie sono emersi collegamenti tra il clan dei Casalesi e il mondo politico e imprenditoriale locale. Tra i beni confiscati anche un'azienda con sede legale a Roma, la Vian, della quale Di Caterino è ritenuto amministratore di fatto. 8 arresti disposti dal GIP di Nocera per una serie di rapine a banche e uffici postali. L'operazione ha interessato i territori di Napoli, Salerno e Sarno. Rapine pluriaggravate e ricettazione. Con queste accuse il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore, su richiesta della Procura, ha emesso 8 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettanti pregiudicati. L'operazione ha coinvolto le città di Napoli, Salerno e Sarno e fa riferimento ad indagini partite nell'agosto dello scorso anno, quando i militari guidati dal maggiore Calandro hanno incastrato un gruppo criminale avente base operativa a Scampia e specializzato nelle rapine agli uffici postali e alle banche. Giovanni e Sabatino Perrotta, Salvatore di Tota, Salvatore Pappagallo, Nicola Scotto e Salvatore Somma di Napoli, Ferdinando Manzo e Pasquale Robustelli di Sarno. Questi i nomi degli arrestati resi noti dal procuratore capo di Nocera, Amedeo Sessa. A dicembre scattarono i primi 7 arresti per la rapina all'ufficio postale di Matierno a Salerno, dove una donna rimase ferita nel corso dell'irruzione armata. Le indagini hanno ricostruito quella che secondo i militari è la lunga scia di rapine messe a segno dal sodalizio criminale nel corso del tempo. In particolare, almeno altri 2 colpi alle poste di Sarno e alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna, a Rocca Piemonte, e una tentata rapina all'ufficio postale di San Marzano sul Sarno. Nell'ambito delle stesse indagini, le 8 persone arrestate sono accusate anche di ricettazione per aver utilizzato 2 autovetture rubate nel corso delle rapine. Muore mentre mangia la pastina, tragedia a San Felice a Cancello. Sarebbe stato un improvviso soffocamento a stroncare un bambino di soli 2 anni, subito soccorso dai genitori e dalla nonna mentre stava consumando la cena. Le urla dei genitori hanno subito attirato l'attenzione di un vicino che si è precipitato nell'abitazione dei coniugi per prestare soccorso. È stato proprio lui a trasportare il bimbo al più vicino ospedale, ma non c'è stato nulla da fare. L'azienda Almaviva Contact chiude a Napoli e si prevede una riduzione del personale di ben 845 unità. L'azienda attacca i sindacati, rei di aver fatto saltare il banco, ma questo insorgono scuse patetiche. Nuovo capitolo nella vicenda dei call center di Almaviva Contact, che ha annunciato ieri l'apertura di una procedura di riduzione del personale all'interno di un nuovo piano di riorganizzazione aziendale. Una riorganizzazione che prevede la chiusura dei siti produttivi di Roma e Napoli, una riduzione di personale pari a 2.511 unità, riferite alle sedi di Roma, dove ci sarà una riduzione di 1.666 persone, e Napoli, dove la riduzione sarà di 845 persone. L'annuncio arriva in un momento di nuovo bollente intorno all'azienda. Negli ultimi giorni si erano tenuti incontri a Palermo con i sindacati sui trasferimenti collettivi di personale dal capoluogo siciliano a Rende, in Calabria. Ma ieri il quadro è cambiato di nuovo. L'azienda ha annunciato che il nuovo piano prevede la chiusura dei siti produttivi di Roma e Napoli. L'azienda punta il dito contro il rifiuto da parte dei sindacati di sottoscrivere lo specifico accordo sulla gestione di qualità e produttività individuale, impegno centrale condiviso come vincolante in sede d'intesa, che nega inspiegabilmente una fondamentale leva
distintiva per la qualificazione dell'offerta e il progressivo riassorbimento degli esuberi. Per i sindacati si tratta di una decisione aziendale scellerata, palesemente in violazione dell'accordo della scorsa primavera. Le motivazioni addotte dall'azienda sono palesemente pretestuose e strumentali. È evidente l'assoluta inconsistenza delle presunte inadempienze sindacali quali causa della spregiudicata determinazione aziendale, scrive in una nota Massimo Cestaro, segretario generale SLC CGIL. Ed ora la crisi al comune di Avellino. Il sindaco Foti ha fatto dietro front, per me è un caso freudiano. Così il capo dell'opposizione, Dino Preziosi, annuncia che è saltato il patto dei 100 giorni, ma il mio progetto, dice, per la città va avanti. Vediamo il servizio. Ad Avellino salta il patto dei 100 giorni tra Foti e Preziosi. All'indomani dell'approvazione degli assestamenti di bilancio, Foti preferisce andare avanti da solo. Niente azzeramento della giunta, solo un mini rimpasto. Il sindaco ci ha ripensato sulla condizione non negoziabile che gli aveva posto Preziosi. A me non piace fare il parolaio, portare fuori cose che a volte è giusto che restino nelle mura di una stanza. Però questo era prevedibile da quando abbiamo approvato il bilancio. Cioè da quando hanno approvato, perché ho votato contro per l'ennesima volta, che quando ci sono in una maggioranza diverse anime, ognuno per poter dire va bene, fregandosene anche della città, penso che voglia qualcosa in cambio. Foti è un caso da sottoporre a Freud, ha dichiarato il capo dell'opposizione in conferenza stampa, ma in ogni caso il mio progetto andrà avanti e in consiglio comunale farò di tutto in questi mesi per non perdere i fondi europei. Non è un fallimento, ma quello dei 100 giorni è il mio manifesto programmatico. Il mio progetto vive, anzi da oggi parte, e io nel prossimo consiglio comunale porterò dei progetti da offrire al consiglio. Poi me li approvano, me li bocciano, non è colpa mia, ma da qua parte un manifesto, perché questo è un progetto politico. Se questa giunta va oltre il 2018 o al 2018 va bene, ma se dovesse terminare prima, questo sarà il mio manifesto politico per una prossima campagna elettorale, laddove decidessi di candidarmi. Preziosi non si sente usato. Se avessi voluto fare il furbo mi sarei accordato da subito e non avrei aspettato i 20 giorni. Se mi fossi sentito usato, siccome non ritengo di essere uno stupido, quando feci l'apertura in consiglio comunale avrei sottoscritto immediatamente un patto con Foti e oggi io sarei stato il salvatore della patria. Ci vogliono raggiungere insieme. Per questo motivo è stato firmato oggi un patto istituzionale al comune di Salerno, una novità assoluta attesa da molti anni. Vediamo. C'è una fetta di fascia costiera tra Agropoli e Salerno che vive da decenni uno stato di profondo degrado e abbandono. Inquinamento ambientale, fluviale, abusivismo, presenza diffusa di fenomeni come la prostituzione sono solo alcune delle criticità maggiori che nessun sindaco singolarmente avrebbe mai potuto risolvere. Da oggi la riqualificazione del litorale diventa un progetto vero e concreto nel quale tutti, dalle amministrazioni ai privati, con la collaborazione dei distretti turistici e della regione Campania, porteranno il loro contributo fattivo. I sindaci di Salerno, Pontecagnano, Battipaglia, Eboli e Capaccio hanno stipulato un protocollo d'intesa finalizzato alla programmazione e alla realizzazione di iniziative comuni per lo sviluppo territoriale che passa attraverso il miglioramento dei trasporti e le sinergie con i privati. Noi dobbiamo tutelare la risorsa mare, dobbiamo tutelare la fascia costiera, ma quello è solo un pezzo. Non possiamo fare turismo se abbiamo il mare più bello del mondo e di fronte c'è degrado, quindi dobbiamo puntare al doppio binario, riqualificazione delle spiagge, protezione, ma anche riqualificazione di tutta la fascia interna che poi dovrebbe ospitare alberghi, dovrebbe attirare investimenti. L'ultimo spunto, l'ultimo input è quello relativo alla mobilità e ai trasporti. Se vogliamo davvero portare un turismo di qualità non possiamo prescindere dalle infrastrutture e soprattutto dal rilancio definitivo dell'aeroporto. Quindi. Il turista che sta nella fascia costiera cilentana o amalfitana, che sono splendide, venga attratto in questo enorme spazio che è la costa nostra. E riqualificare, ovviamente la riqualificazione parte anche dalla depurazione, non ci dimentichiamo, quindi più o meno siamo tutti un po' messi male da questo punto di vista. Le misure di finanziamento? Ma ci sono diverse misure che passano anche e soprattutto per i distretti, soprattutto a livello regionale, la legge regionale prevede misure ad hoc per i distretti, ecco perché la loro presenza oggi e all'interno del progetto è assolutamente decisiva per il buon esito dell'iniziativa.
Il primo cittadino di Solofra, Michele Vignola, prova ad arginare il putiferio politico che lo ha investito pietra dello scandalo. Quattro telefonate intercorse tra lui e l'ex senatore De Luca per rimuovere il comandante dei carabinieri che stava indagando sulle cause dell'inquinamento. Vediamo. Sì, io in quelle telefonate non mi riferivo al comandante Fresco. Il primo cittadino di Solofra, Michele Vignola, prova ad arginare il putiferio politico che è seguito alla pubblicazione delle intercettazioni di quattro telefonate intercorse tra lui e l'ex senatore Vincenzo De Luca, risalenti a marzo del 2014. In piena emergenza idrica da tetracloroetilene, secondo la procura della Repubblica di Avellino, l'inquilino di Palazzo Orsini avrebbe chiesto a De Luca l'allontanamento del comandante della stazione cittadina dei Carabinieri che stava indagando. C'è stato in quel momento molto drammatico, molto difficile per la città di Solofra, in quei mesi, diciamo, una mia richiesta di un incontro che c'è stato al comando provinciale dei Carabinieri, nel quale alla presenza anche di altri ufficiali oltre che del comandante provinciale io ho appunto rappresentato la situazione, ho chiesto un coordinamento con una collaborazione istituzionale, un confronto civile tra le istituzioni. E il sindaco Vignola non nasconde che contro di lui ci sia stata una imboscata mediatica. Rispetto al fatto che sono emerse delle intercettazioni, a me al momento non è stato, io non ho niente, non so niente anche rispetto a questi sviluppi, perché nei miei confronti non c'è nessuna conclusione delle indagini. Al momento ho appreso dai giornali di queste intercettazioni, io intendevo dire che forse evidentemente posso immaginare che sono un sindaco esposto, sia perché sono il sindaco di questa città e sono un sindaco politicamente esposto. La sfida dello sviluppo per le aree appenniniche è stato il tema centrale dell'incontro di oggi pomeriggio a Benevento, organizzato dalla Fondazione Lumina e da Ottomedia, che è stato trasmesso in diretta televisiva. Vediamo. Uno sviluppo per tre, o meglio tre province e una sola strategia. Un'alleanza necessaria per superare le sfide globali e inserirsi con la forza sufficiente in un mondo che è cambiato e non può essere più affrontato con le vecchie logiche dei confini territoriali. Le tre province in questione sono Avellino, Benevento e Salerno. Hanno tratti in comune ma anche differenze evidenti. Insieme possono crescere, costruire, aprire le porte al futuro e alle nuove generazioni. Ne hanno parlato diffusamente oggi pomeriggio a Benevento, all'Hotel President, imprenditori, istituzioni e politici nel convegno organizzato dal nostro gruppo editoriale Ottomedia e dalla Fondazione Lumina. Io penso che quando parliamo di sviluppo, e prima di parlare di sviluppo, dobbiamo capire un po' che idea dell'uomo abbiamo, perché dietro l'idea di sviluppo ci deve essere questo, ci deve essere quindi un'ipotesi culturale sulla quale dobbiamo ancora molto lavorare, a mio avviso. L'idea non è un problema, è una soluzione. Noi siamo a nord, non a sud. Noi siamo a sud di paesi spompati, quelli che hanno dato già tutto, che non fanno manco più figli, manco quelli riescono a fare più. Vengono sulla televisione la sera. Noi siamo a nord di un paese che si sta sviluppando, dell'Africa. Siamo vicino a quei paesi che domineranno il mondo nei prossimi mille anni e siamo il loro nord, come i tedeschi, gli svedesi sono stati il nostro nord fino adesso, oggi noi siamo il loro nord. Come si fa a non capire che bisogna guardare lì? Noi dobbiamo attrarre. Il problema della mobilità non è che perdiamo quelli che se ne vanno, è che di fronte a quelli che se ne vanno non attraiamo nessuno. Perché non è qualitativo il sistema universitario e non attrae altre persone. E anche in questo caso, signora Vigorito, ma perché mai l'Università di Benevento non dovrebbe porgere lo sguardo al Mediterraneo e cercare di ragionare e di riflettere se non può intercettare certi segmenti per l'accoglienza che ha la città, per la struttura che ha la città, per, come dire, per la dimensione urbana che ha la città? Dopo il prestito a Expo e il restauro della sala che la ospita, la celebre tomba del tuffatore di Paestum è tornata a casa. Stamattina la presentazione al Museo Archeologico, il direttore Zuchtriegel ha anche annunciato un'importante scoperta. Giovan Battista Lanzilli. Eccola.
La tomba del tuffatore, tra i simboli di Paestum nel mondo, è tornata finalmente a casa. In una sala allestita grazie alla donazione filantropica del re della mozzarella di bufala Vannulo, il direttore del museo archeologico, Gabriel Zuchtriegel, ha anche annunciato un'importante scoperta. Il celebre reperto è frutto del genius loci, smentite dunque le ipotesi di un'opera d'arte etrusca. Quello che era il progetto originale di Mario Napoli è Carlo Alfano, l'artista che ha realizzato la fontana che deve creare questo dialogo tra antico e moderno. È nuova perché abbiamo eliminato le criticità, i buchi nel tappeto, le lampadine fulminate, e quindi il tuffatore ha adesso una sala, un contesto dignitoso, adeguato all'altissimo valore, all'importanza che ha per la storia dell'arte antica e moderna. Esponiamo la prima volta al pubblico, è stata scavata alcuni anni fa da Marina Cipriani, già direttrice del museo. È molto importante non perché sia particolarmente, come dire, un affresco bellissimo, però i dettagli, soprattutto queste palmette che tornano poi sulla lastra del tuffatore, ci permettono di dire: oggi finalmente il tuffatore non è né etrusco né la grande pittura greca, ma è un pestano doc. E termina qui il nostro TG. Il prossimo appuntamento è alle 23. Ora vi lascio al TG Sport. Grazie.